Buongiorno, siamo alla Muffa, sto per andare a incontrare Valerio per partire. Oggi è una bella giornata piovosa. Buongiorno. Buongiorno. Sì, questo è un buongiorno. Siamo già a Casalecchio. Dai, troppo forte. Dai, ridillo, così dopo ne prendiamo, la prendiamo anche per quelli che non l'abbiamo preso. Eccoci. Guanti. Neoprene. 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 Da sub. 100.000 È fino. Adesso c'era un po' di scossoni in strada maggiore. Eh? Oh. Lima è qua. Sì, ma non ce la fai, cioè dai. Scusa, se devi aprire il collo ci fermiamo. Cazzo merda la bici. Siamo Imola! È inesorabile la perdita di tono della borsa di VF8, tra un po' perde le scarpe, dopodiché perderà i guanti, il neoprene, quindi sarà costretto ad andare scalzo per tutta la vacanza. Faenza! Raffaella! Abbiamo fame! Questa qua è l'equarazza. Mensa metallica! Dove abiti? La mensa metallica! Andiamo! Stiamo entrando nel territorio di Forlì Cesena, a Forlì poi taglieremo a sinistra verso Cervia per raggiungere la costa. Siamo a Forlì! A Forlì! Forlì! Forlì, Forlì! Bellissima piazza Saffi. Ok. Vedo stretta? Io vieni qua in bicicletta quando ero un cinno. Abbiamo ancora da fare comunque, Sì, sei un attimo. Ma sai che una volta i grattacieli vanno anche tutto ripiastrellato all'esterno. Una volta era fatto tutto mosaico. Nonostante il WF non riesca più a pedalare, per i denti denti siamo arrivati in Miserbella, sta tramontando, il cadavere dovevo essere io, alla fine ho là. Siamo arrivati a Rivabella, intravediamo il grattacielo di Rimini e Riccione l'abbiamo conquistata verso VF8, che è andato un po' più avanti perché ovviamente va come una furia, e la prima tappa è fatta. Eccolo qua, eroe della giornata, nonostante tutti i dolori è lui che porta a casa questo grande risultato. Tutti in piedi per VF8, nonostante i dolori, nonostante la crisi, è lui, è sua la vittoria di tappa, è sua, non ha mai mollato, mai. Sei pronto? Andiamo? Perché sei messo anche quelli? Hai pur dritto? Siamo a Cattolica, corso di guerra, miserabilmente pende anche oggi. Valerio stamattina c'ha l'ansia, sbaglia le strade. Veramente sono nuvole quelle là, comunque fa niente. Devo usare quello da 120 decibel, presente? Ah. Bellissimo qua, ecco le colline. Ti hanno sgridato. Sì, sono così. Comincia la prima di queste salite, di questo secondo giorno. Affrontiamo Gabicce Monte. Ah sì, in teoria siamo su quella parallela, però poi la incontriamo. Sarebbe quella lì. Ma oh, questa è più bella. Quindi destra? Ah sì, in teoria destra. Andiamo su pieni pieni. Com'è, piana? Ah, che panorama. Che spettacolo. Brutta, eh? Andare... andare a giudicare il borgo più bello in Italia è un casino, perché ce ne sono veramente tanti, eh? Nella sinistra qua, esatto, è dove voglio andare io adesso. Arrivederci, grazie. Pesaro, città della bicicletta,
siamo sulla bici politana. Faccio la S. Oh, che spettacolo. Vai topo, che è fatta la salita. Oh, osteria che bici. Oh merda, che business, sono bravi, non c'è un cazzo da fare. Io boh. Brava Greta che stai a destra, brava. Siamo sotto la montagna, infatti l'avevo vista. Buongiorno. Merda, mi viene il cazzo duro. Questo è SMDL. Ah, questo è SMDL. Questo è SMDL. Non può essere vero. Non può essere vero. Se poi senti la scorrevolezza. Bello che è anche illuminata di sera, vedi che ci sono tutti i lampioni. Ci eravamo stancati delle Marche, ci siamo trasferiti a South Beach, Miami. Qua c'è il campeggio, la ciclabile, la spiaggia. Questo potrebbe essere il paradiso. Camping Norina, prossimo mio campeggio. Guarda, ah niente, così. Ah, stupendo. Eccoci a Fano. Ancora questa meravigliosa ciclabile che praticamente ininterrotta da Pesaro. Una roba bellissima. Si vedono comunque dove vogliono incentivare le cose, dove vogliono fare le cose per bene, incentivare il turismo, percorsa da tanta gente. Ovviamente la statale ne trae beneficio perché non ci sono ciclisti, almeno di qualche patto, e quindi il traffico è regolare, non ci sono scontri. Bello, giusto, l'Italia che vorrei. Avra! Porchetta. Monte Sasso! Poi c'è di Gaglia, Rosetto, Bari e dopo lo... Guardate VF8 se è bello con quegli occhiali. Ah, guarda ma dove sono gli sposi. Ecco, guarda dove si sposano. Torniamo indietro. Torniamo indietro un attimo. Mar Zocca, il mare di Zocca, come Milano Marittima. Vasco! Dov'è Vasco? Si vede Ancona, 84esimo chilometro. Desolazione, Il treno ci sia nella merda, ci salva. E via! Mi sono fermato perché stavo per cannare il cartello Ancona. Ah, Ancona! Cammino bici di Cavour. Merda, che riflesso! Adesso creo un segmento di questa piazza. E così il comp ce l'ho io. Infatti non si capisce. Che cazzo vai? Stupefacente, che roba bestiale, più bello. È un promontorio, il promontorio del Conero. Ecco Ancona alle nostre spalle. Una torta, sto facendo i dolci. Ecco il Conero, guardate che roba. Immagini parlano da sole. Oh! Nuvole? Aveva messo in serata, eh? È vero? Porto Recanati? Nero? Metallica! Metallica! Bravo JL! Tac! Ah! 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 Godo! Io pover, per ragione di VF8 ho cominciato anche a piovere. È andato un uragano là davanti! Ma che roba Lao? Ma dove vai? Cazzo dice qua a pescare una serata! Ma l'hai vista anche tu? Sì, se il nome da gas si...
Fai votà, fai votà. C'era scritto strada più. Ma vai a fare in culo. Belli quei palazzi qua. Spera. Riunione di condominio praticamente. Sono le elezioni comunali. Civitanova Marche. Devo fermare? No. Ah. Fermo, nel senso di fermo. Ah, fermo. Porto San Giorgio. Porto San Giorgio. Il secondo giorno VF8 resuscitò secondo le scritture. Meglio di Gesù Cristo. Sono moderatamente stanco. La peggio. Se non ti dici ti vuoi dare una mossa, perché io sarei già pronto. La peggio, pronto. Questa è la nostra stanza del 4 stelle. Lusso. Lusso. In questo posto che non mi ricordo come si chiama. Niente, come al solito mi tocca aspettare questa meba che guarda, non riesce neanche a chiudere. Perché smonti questa la borsa? E da giù! Buongiorno! Santa Maria di Leuca! Umbra Marittima! Località storica e balneare! No! Villaggio Led Zeppelin! C'è un raduno di smart smaroccate, hai visto che roba? Guarda! Ma siete pareti stamattina? Sì, da Bologna, un'ora, 340 km! Che spettacolo! Non capisco un cazzo! Siamo in Abruzzo! In Abruzzo! Arriva! Le nutrie, ma sono grosse! Oh, ci sono due gabbiani sul filo! Eh? I gabbiani hanno paura di essere mangiati dalle nutrie! Sto cercando di prendere le pozzanghere per bagnare Valerio dietro! Ah! Ciclovia Adriatica. Stai, dove venite? Bologna. Dove arriva? Santa Maria di Leuca. Vuoi a camminare allora? Strada Gravel. Le ottime tracce di JL. Merda, bellissimo. Si passa? Sì, sì. Questo è il passaggio epico. Che mancanza del di essere... Merda, qua ci sono i topi sicuro. Merda, non possiamo. Questo è bellissimo, vale. Videocamera, videocamera, la rompi. Lo so. Come cazzo faccio? Chinino! Sì! Merda, questa è epica. No, la smalta! Ma che non puoi capire. Siamo. Vieni. Fidati di me. Oh, che roba è! Oh, megalomania Silvi, eh. Pescara! Che ti pago la pensione! Sei sensibile ai morti, almeno la volta io. Bello, Cazzo, è un muro! Aspetta un attimo! Aspetta! Grazie! Selfie! Sta arrivando i tuoi amici! Cosa ti hanno detto? Ti hanno un po' in fondo. Sì? Davvero? Sì. Ah, questa è più bella però. Allora, Alido Riccio. Com'è mica peggio? Riccio. Allora, se ho mappato bene, andiamo a prendere quella ciclabile lì. Ta-na-na. Sì! Vale, vai piano! Vale! Aspetta, fermati! Mi ha sbagliato! Fermi tutti che ho sbagliato una tappa. Che due maroni. Sì, dobbiamo prendere il gravel. Che palle, oh. Oh, non ne ho preso uno. Era l'altro bivio. Che due palle. Merda. L'obiettivo è stato raggiunto. Forse partiva da prima. Forse. Due tagli epici in un giorno solo. Due tagli epici in un giorno solo. Due.
una vecchia ferrovia. 500 chilometri. Fichi d'India. Guarda che roba. Li mangiamo? Guarda che roba, guarda la croce, sei grande. Qui c'è anche il lungomare là però. Benvenuti a Termoli. Bello, eh? Sai solo lamentare. Una buona dose di gravel non può mancare. Sono in Puglia. Abbiamo incarnato il cartello proprio perché il cartello non c'era. Sono dei gran topi morti. Successo! No, bidè, successo. Guardate che schifo, guardate al lato della strada quanta spazzatura c'è. Lago di Lesina. Cos'è? Lascia il presidente. Oh, ma che culo è uscire da quella stradina lì a caso su questo puntile. Emozionante, eh? Molto. Taccia punta di putrefazione. No, è un trittone. Sembra di essere sulla Route 66. Guarda, voilà, cappeggio, case mobili. Oh, è un muro! Questo è un muro davvero. Allora, se fosse stato così, il lago di Varano praticamente arrivavamo sui 3000. Ah, l'ombra. San Menaio! Qua si arriva, peschici. In salita. Siamo in Puglia, c'è la foresta umbra. Sei te che hai prenotato l'hotel in cima di è un po' bianca Peschici. Peschici, non fermarti. Praticamente all'arrivo del Giro d'Italia, praticamente arrivo in salita alla Nibali proprio. Ci sono dei punti panoramici. Ok, vai, vai. Okay. Ciao. Ciao. Quanta gente. Quanta gente io. La sua mazzo. Tanto lo facciamo con il... Che cazzo ridi? Ti lascio il posto più largo per il tuo culo. Oh, aiutami, vecchio. Merda, no, no, no. Oh, vecchio. Non distruggerti però. Merda, merda. Sì, ammazzati, mi raccomando. E come faccio adesso? Buttati giù. Merda, che è un disastro. Ah, crampi assicurati. Peschici. Guarda che brutto di essere. Abbiamo finito la strada. Merda, che spettacolo. Che roba. Da dove? Da Jugoslavia? Eh? Da dove vieni? Bologna. Ah, da qua. Da più avanti. Ancora sta storia. Cosa ne sai? Potrebbe essere laureato in fisica. Sì. Ammazzati! E fatica in cu, eh? Oggi madonne! Merda, sale ancora, che due maroni! Sale, sale, non ce la faccio più. Mm? Vedete dov'è il marciapiede che dicevo lì là? Ci vai poi, Telly. Vieni, Vale. Ho
Vieni. Sì. Diceva fate il marciapiede. Quale? Allora. Ma era il tuo cellulare che andava? Ah, vedi. Prenderà perché era storta, non so cosa riprenderà, era storta. Poi a un certo punto finiscono le coltivazioni, inizia il nulla. Sei bello con gli occhiali. Puglia coast to coast, siamo ad Altamura, siamo arrivati, incredibile ma vero. Pensa quando è illuminata la sera, è incredibile. Ci fermiamo a mangiare qualcosa? Ah, sul matrimonio, immaginiamo, mercoledì. Ecco Matera in lontananza! Vai Matera! Vai! Matera! Ce n'hai delle cave? Che roba! Ciao VF8. Cos'è quello sperma che stai mangiando? Sperma di pecora. Siamo a Palagiano. Palagiano, non so come si dice. Vedi, dice Taranto a destra. Noi andiamo dritto. Ecco la tanto attesa Ilva. Guardate com'è tutto rosso. Colore della strada. Colore dei guardrail. Benvenuti a Taranto, eccola lì, la città vecchia e dietro la città nuova. Ecco, Golfo di Taranto, Ponte Punta Penna in fondo e quello dovrebbe essere il Mar Piccolo. Si salirà sul Ponte Girevole per entrare in Taranto nuova. Esatto, le colonne doriche mitiche, il mitico Ponte Girevole. Personaggi autoctoni. Quello è il ponte girevole. Le due metà si aprono girandosi come un libro e passano le navi. La sera sarà imballata. Qua a sinistra siamo arrivati. Che peccato che ce ne andiamo da Taranto, sta così bene qua. Probabilmente a Gallipoli ci sarà più gente forse. Comunque non c'è nessuno, eh. Io sono venuto qua in fine luglio, era pieno, qua adesso non c'è nessuno. Non c'è nessuno adesso. Ma infatti amici col camper di Verona li ho mandati qua perché là c'è un camper. Era VF8 on the beach, San Pietro in Bevagna. Fiume Chidro, piazza al limite della capienza. Che ore sono? Mezzogiorno meno 10. Sai che c'è anche Punta Suina? Cartalo Gallipoli, eh? Adra! Che spettacolo! Bella la litoranea, eh! Siamo a Punta Prosciutto. Valerio che smadonna sul grave. Teoricamente dovrebbe essere un biker lui, no? Guarda che paura che sta di forare. Dai, datti una mossa! Guarda che dietro hai già forato, eh! Sì sì, sì sì, è sgonfio. Andiamo. Cazzo, è anche del giusto. Corre rapido. Porto Cesareo, Boat Paradise. Ah, c'è il panzerotto che mi viene su. Adesso lo sbocco. Antici d'oro. Spettacolo. Ammazza, oh. Porto selvaggio, su un muro. Grande. Sì. Mamma mia. Guarda in che posto ti porto. Si può dire su un posto del genere? Cosa vuoi dire su un posto del genere? Sta. Ah, guarda questa. Ah, brutto.
Siamo a Gallipoli. Eccola qua, Gallipoli, città della poesia. Siamo appena partiti da Gallipoli e la direzione è Santa Maria di Leuca. F8 vai come una moto. Oggi l'ultima tappa, poi si torna a casa. Mi dispiace perché è stato un viaggio bellissimo. Abbiamo visto tantissime cose, tantissimi posti altrimenti non raggiungibili. Torniamo più ricchi. Vuoi farti qualcosa che te? Torre Suda. Merda, guarda che costa. Aspetta che devo fare la foto. Fammi una foto a mondo marino. Adesso arriva il canna a sbranarmi, guarda che sta già arrivando. Il pasticciotto era veramente una bomba. E sempre meno gente. Manca molto. Dici? Leuca, ci siamo. Mamma mia. Allora, aspetta, fermati. Se vuoi andare a vedere Punta Ristola. Merda. Siamo arrivati, oh. Merda, sconfinato. Appoggiamo lì, dai. Ecco il faro di Santa Maria di Leuca. Ma brutto il porto, brutto, brutto. Buongiorno. Buongiorno. Come il faro. Siamo al faro di Santa Maria di Leuca. Veniamo WF8, guidami mio presidente. Guidami mio presidente. È incredibile. Veramente. Azzara! Poggio la bici. Poggio. Vieni qua di fianco a me. Posso. Ci siamo. SMD. Partiti venerdì. Guarda che schifo. Mamma mia! Allora ragazzi, c'è suda qua, sono 35 gradi. È caldino. Allora, dove siamo? Siamo sotto il faro, ci vedo? Sì, vedo di sì.